Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 27 giugno, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Ariete. Luna storta ma cuore forte. Iniziare la settimana di luna storta non è un piacere, ma con Marte bollente che vi regala la forza di un samurai ci passerete sopra senza fare una piega. Ecco l'effetto della bianca signora bilancina all'opposizione, per di più in conflitto con il sole cancerino. Tutti gli scontri dunque si consumano in casa e, neanche a dirlo, la causa del contenzioso sono i vostri ragazzi che, presi dall'ebbrezza della promozione e delle vacanze, pretendono, spendono e non rispettano più le regole. Se per contrastare la tensione, in barba al caldo, mangiate molto e in fretta, bruciare con lo sport sembra l'unica soluzione possibile. Allo specchio vi vedete sovradimensionati, senza tener conto che il gonfiore non è effetto del piatto ma del meteo. L'estate è tanto bella sì, ma anche tanto scomoda. Notizia sorprendente in arrivo, notizia importante che vi sorprende, che vi rende felici, che vi emoziona. Posta in arrivo, telefonate, email, messaggi in generale, atti, notifiche. Una notizia che vi metterà di buon umore. Giorno ideale per intraprendere nuove cose. Abilità organizzative. Bene ciò che farai di nascosto. Non farti influenzare dagli altri. Oggi potreste avere qualche fastidio da un parente, evitate di mostrarvi in imbarazzo e cercate di parlare meno possibile. È un buon giorno per iniziare qualcosa di nuovo e soprattutto qualcosa di indipendente dagli altri. Non lasciatevi, in ogni caso, soggiogare dagli altri. È il momento meno opportuno per chiedere piacere ad amici e parenti, attendete un momento più propizio e non lasciatevi condizionare dalla fretta. Oggi indossate abiti di colore chiaro, avrete un aspetto più giovanile. Dovreste avere un po' più di cura nello scegliere abiti che vi donano e vi danno nuova vita. Cura le pubbliche relazioni. Contatta gli amici di vecchia data. Luminosa giornata e tanto ottimismo. Incontri interessanti. Fortuna in tutto. Oggi potreste ricevere qualche risposta negativa da parte di un amico a cui avete chiesto un favore. Non prendete vela e cercate subito di capire come fare per risolvere la questione. Quante lezioni nella vita. Oggi imparerete che è bene essere tolleranti con gli altri allo stesso modo che desideriamo venga fatto a noi. Fate qualche opera buona e aiutate chi ne ha bisogno. Finalmente qualcosa cambia in una situazione che vi sta a cuore, sappiate sfruttare la meglio questi cambiamenti che si annunciano. La stanchezza accumulata negli ultimi tempi si fa ancora sentire, ma cominci a ritrovare gli stimoli giusti grazie ad alcune situazioni interessanti. Una vostra relazione sta andando proprio come volevate e questo vi elettrizza per tutto il giorno. Anche superficialmente avrete la sensazione che tutto stia andando per il verso giusto e questo vi spingerà ancora di più a proseguire. Se avete una riunione sul lavoro, il vostro intervento sarà un successo. Avrete modo di precisare il vostro ruolo e vi sentirete felici di lavorare in questa azienda. Non vi dispiacerà oggi anche mettere a disposizione la vostra energia trascinante per aggiustare o risolvere alcuni problemi in casa. Nelle riparazioni e nel bricolage, quando volete, ce la sapete proprio fare. Gli arieti più intellettuali, invece, si lasciano tentare dalla lettura di buoni libri che raccontano dei loro argomenti preferiti, dei viaggi, di avventure in paesi lontani, di mistero. Inizio di settimana malmostoso sotto tiro della luna bilancina che bisticcia con il sole, suo marito, in cancro, entrambi oltretutto conflittuali rispetto al vostro segno. Amichevole lo sarebbe il vostro astro guida Marte cagliente in leone, ma è bersagliato da Urano, anch'esso in quadratura che lascia temere problemi d'ordine finanziario. Tirando le somme del mese realizzate di aver speso già troppo tra viaggi e svaghi e ora che arriva la stagione più bella, quella delle vacanze, dovrete stare attenti a non fare altre sciocchezze. Amore ed Eros. L'amore c'è ma non si vede, abbagliato e distorto dalle solite beghe familiari tirate in campo dai rispettivi genitori,
tutti troppo possessivi con i propri rampolli e con poco riguardo per le loro scelte sentimentali. Anche voi del resto dimostrate di non essere così malleabili nei confronti di parenti e familiari acquisiti, dunque mal comune mezzo gaudio. Figli spendaccioni a cui tirare le briglie, avanti di questo passo vi lasceranno sul lastrico. Venere in Leone, pianeta di romanticismo e di sensibilità, agisce a vostro favore e consente al rapporto, sia pure con particolare dolcezza, di diventare progressivamente sempre più sentito, impegnativo, profondo. Questa ipotesi previsionale ha la possibilità di trovare riscontro in special modo se siete nati tra il 31 di marzo e il 4 di aprile. Se siete nati nella terza decade, una relazione nata quasi per gioco si sta trasformando in una storia seria. Attenzione a essere partecipi, dediti alla persona che adesso vi sta accompagnando sulla strada della vita. Lavoro e denaro. Giornata difficile per chi ha un'attività in proprio o tratta affari con un interlocutore malleabile solo in apparenza. In realtà è il tipo che prima vi illude e poi si defila lasciandovi con un palmo di naso. Svaghi serali piuttosto costosi e poiché di martedì non è prassi star fuori tutta la sera vi toccherà accontentarvi di un cono gelato da passeggio, cosa che gioverà alla vostra tonicità muscolare oltre che ai processi digestivi. In ogni caso qualcuno con cui scambiare due chiacchiere lo incontrerete comunque, specie se vivete in una piccola città con i relativi bonus e malus, rassicurante per alcuni, detestabile per altri. Benessere. Se avete gli occhi delicati il sole ve li infiamma, peggio ancora per chi ha già problemi di vista e oggi se li ritrova ancora più fastidiosi. Il caldo che comincia a farsi sentire reclama maggiore idratazione, solo acqua naturale però e non ghiacciata se non volete che lo stomaco intraprenda una forte azione di protesta. Anche se fa caldo non dimenticatevi i benefici dell'attività fisica, la corsetta al parco con snoopy gioverà a entrambi. All'alba però, evitate assolutamente le ore più calde. Per lei, che piacere dormire sotto le pale del ventilatore o viaggiare in auto con tutti i finestrini aperti. Per voi forse, ma non per le vostre fauci, mal di gola e raucedine non sono mali solo dell'inverno. Per lui, uomini e donne, eternamente attratti ed eternamente in conflitto, vi piace la diversità ma quanto è difficile amarla. L'incastro perfetto esiste solo nelle fiabe e su questo punto dovete dar ragione alla vostra lei. Colore delle emozioni, rosso cinabro. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 6. Finanze, 9. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo!